Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro CiccioGamer89. Siamo tornati su 60 Seconds. Mi avete fatto due palle tante perché avete visto il video di Stepney e avete detto: Ciccio, hanno fatto in italiano 60 Seconds, almeno faccio una partita. E io sto qua a farvela. Mi raccomando, lasciamo tanti bei like, facciamo sempre Apocalisse e direi normale, perché l'abbiamo fatto sempre normale. Quindi direi... Ok, avevo letto carbonara. Ma ok. Allora, facciamo normale. Vai. Iniziamo. Ovviamente c'ho l'audio tipo a bomba. Ma seriamente c'ho la bomba, Allora, ci dobbiamo prendere la roba. Tanta roba. Allora. Maschere gas. Mappa. Ok. Cazzo. Dimmi. Dimmi. Se dovresti un attimo togliere dai gabbasisi, dimmi. Allora, Ted, non prendere tua moglie perché per l'amor del cielo no, eh. Allora, mettiamo tutto quello che ci potrebbe servire. Mortacci, mi ho sprecato un sacco di secondi. Allora, dimmi, vieni qua. Il libro dei giovani marmotte. Non so cosa ho preso le carte, ma infine ci sta. Dobbiamo prendere da mangiare e da bere perché sennò ci crepiamo malissimo. Allora, mangiare, bere, mangiare, lo spray. E dobbiamo fare altri rifornimenti, dobbiamo andare in cucina, ragazzi. Via, 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 quando aumenta l'accetta. Ok, di là c'è anche il medikit, non so se riusciamo a prendercelo. Posso fare un'altra... Ci manca l'acqua, vero? Allora, medikit, acqua. Corri, corri! Dai, che cazzo! Porca puttana, le lampade di merda! Ma porca puttana, eravamo andati benissimo! Oh mio Dio, troppa roba! Era stata l'ultima boccetta d'acqua che ci ha inculato! Lo so che fine! Dai! Ma dai, su, su, torna... Torna al menu, perché veramente tutti una strage, solo dimmi che ce può fare. Avevamo preso troppo da mangiare. Troppo da mangiare, porca miseria. Nuovo gioco Apocalisse. Vai. 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 Ah, oh mio Dio, avevamo preso tutto, regà. Avevamo preso tutto quello che ci serviva. Tutto. Medikit, cibo. Capirei, sto giro la roba starà messa totalmente a culo. Vai, allora, c'ho qua delle cose che mi servono. Vai. Vai così. Abbiamo se pure la chitarra di Guitar Hero, no? Sti cazzi. Ma vaffanculo, te. Oh, m'hai rotto i coglioni, siamo pieni, c'hai ragione pure tu. Allora, prendiamo questo. Vattene a mare ammazzato. Ok, la mappa. E il libro dei giovani marmotte. Madonna, ma com'è veloce. Allora, dov'è Timmy? Che io non lo vedo. Timmy, non lo vedo. Mangiare. Mangiare. Bere. Bere. Ma Timmy, eccolo. Quindi possiamo continuare così, eh. Non stiamo prendendo praticamente niente. Ok. Prendi la radio. Bravissimo. Bravissimo. Possiamo prenderci da mangiare. Vai. Vai così. E direi che basta. Non ho visto altro. La maschera antigas mi sa che non l'abbiamo presa. Ovviamente moglie e figlia. Chi si è visto, si è visto. Andateci a morire ammazzato. Allora. Concentrati. Maschera ce l'abbiamo. No, ce l'abbiamo tutto, ragazzi. Ma quanta roba abbiamo preso! Guardate, torcia, libro di scout, accetta, fucile, radio, mappa. Abbiamo 5 d'acqua, 6 di cibo e la maschera, ci mancherebbe il medikit. Timmy è salvo di ciò che conta. Siamo arrivati appena in tempo, noi da soli. Non abbiamo idea di cosa sia successo a Mary e Jane e Dolores. Mary Jane e Dolores. Non mi ricordo se ho lasciato in buca queste cose. Vabbè, ma chi se ne frega. Vai. Allora, nessuno c'ha fame, nessuno c'ha sete.
Quindi procediamo. Procediamo cattivi, ragazzi. Oh, allora, ragazzi, giorno 2. Buone notizie. Il governo ha appena annunciato che ci saranno dei lanci aerei di casse pieni di rifornimenti. Vai, usa quella maschera, che sennò quando ti serve magari lanciano acqua, medikit, cose. Oh yes. Oh yes. Allora, +2, +2. Benissimo. Dice che non è stato proprio enorme. Abbiamo trovato delle casse e un paio di oggetti. Ci sta, ci sta. Deve bere e deve bere. Perfetto, quindi acqua e acqua. Ragazzi, è stato importante? No. Io direi anche di no, perché non ci serve niente. C'è qualcosa che possiamo fare per rimediare e fissare l'area? Certo, non farà funzionare. Vai, non so, forse tradotto un po' male, ma secondo me volevano utilizzare la radio. Ma non è assolutamente il momento. Allora, io non apro la porta, me ne frega niente. Bussano, chi vuoi che bussa? Chi vuoi che bussa? Chi vuoi che bussa? Ma chi vuoi che bussa? Vediamo. E basta con sto rumore. Alla porta, comunque se è stato là dietro se n'è andato. Non abbiamo idea di chi fosse stato, riusciremo mai a scoprirlo? Non lo so. Siamo al giorno 6. Hanno di nuovo sete tutte e due. Io direi di non fare altro, perché comunque ce l'abbiamo. Erano arrivati anche degli stranieri, gli abbiamo dato una zuppa. Diciamo che va abbastanza bene. Ok, hanno tutte e due fame, quindi utilizziamo che ce l'abbiamo e vediamo un po'. Allora, si sta allagando tutto. A questo punto io mi voglio tenere. Che mi tengo? Mi tengo la radio o mi tengo la mappa? Mi tengo la radio, che secondo me è più importante rispetto alla mappa. Secondo me sì, perché loro con questo lo possono riparare, quindi. Allora, sentiamo se tante volte usano la radio senza spaccarla. Vediamo un po', Questo mi sembra un codice Morse. I militari sono fuori e stanno arrivando a soccorrerci e aspettare. Va bene, dobbiamo aspettare. Abbiamo notato che in uno degli angoli qualcuno ci aveva scritto una serie di canzoni misteriose. Ci potremmo una sorta di tesoro. Allora, quando abbiamo guardato da vicino la nostra mappa, un tesoro? No, io non mando nessuno per nessun tesoro. Che me faccio? Che trovi i soldi? Non mando nessuno, ma assolutamente no. Io non mando neanche nessuno a rispondere alla cabina telefonica, non mi interessa. Cioè, potrebbe essere chiunque, scusate. Ma dai, no, ma chi? Ma dai, dai, dai. Allora, giorno 15, diamogli da bere. Io direi di andare avanti così, perché la situazione ce l'abbiamo in mano. Giorno 16, nessuno sta male, il medikit non ce l'abbiamo, però ma sì, ma lascia perdere. Il silenzio fuori è terrificante, forse è sicuro, forse non lo è. Io direi che ancora no. Ma quando l'abbiamo aperto abbiamo trovato una valigia per terra, non c'è nessuno, non ci sono le credenziali. No, io come non l'ho controllata all'inizio, non la controllo neanche adesso. Magari c'è una bomba. Ci ammalamo. Non penso. Non voglio. Ma infatti. Allora, però, stiamo al giorno 24. Direi che l'acqua incomincia un po' a scarseggiare. Ancora? Ma no, non me ne frega. Non andate a rispondere al telefono. Perché dovreste andare a rispondere al telefono? Io quasi quasi farei uscire Timmy. Ehi. La pazzia, lo sapevo io. Timmy, devi mangiare qualcosa. Timmy non è del tutto normale. Allora, vediamo un po' se c'ha fame anche Ted. No, non ha fame. Potremmo far uscire il pazzo. Abbastanza entusiasta. Vai, Timmy. Tanto... nasce... Cavolo, sta da mezz'ora. Ma non rompete, non mi rompete le palle mai. Non,
Non ve voglio proprio sentire. Allora, io punto qua. E ci sta. Ma va bene. Ok, Ted ha fame, quindi gli diamo da mangiare. Timmy, per cortesia, No, ma non ho selezionato, ma almeno dammi il tempo di selezionare. Vabbè, Timmy resisti, ti prego, Timmy resisti. Timmy ha molta sete, quindi aspetta, ma anche Ted? Yes. Mi fido, do un po' di zuppa. Giorno 31, giorno 32, vediamo un po' se non ci depredano di tutto. Sembrerebbe di no. Sembrerebbe di no. La piccola parte della nostra scorta è il pezzo della sicurezza. Vabbè, praticamente è tipo, tipo una mezza mafia. Ma che cosa? Ah, sì, sì, dagli da mangiare a Pancake, che assolutamente sì. Speriamo che Timmy... Timmy, sei tornato! Hai fatto un cazzo, praticamente. Pensavo che almeno... portassi qualcosa di utile. Che hai fatto, Timmy? E beh, giustamente il cane è tornato in forma. Giusto. Giusto. Esplosione di questi. Ma vaffanculo. Ah no, però ha portato due di acqua. Due di acqua, Timmy, ha portato. Quindi Ted ha faticato. Ma di che, Ted? Non ho capito. Allora, Ted, vai a esplorare il carro armato, perché dice non si sa mai abbastanza di scorte, un carro armato guasto, perché non mandare qualcuno a esplorare? Vai a... guarda, Ted, vai ad esplorare il carro armato. Mi sembrava abbastanza buona come cosa. Magari hai portato qualcosa, un fucile. Cioè, prima gliel'abbiamo dato, è uscito e ha riportato un fucile. D'accordo. Va bene. Allora, Ted... portati il fucile. Timmy, ti prego, rimani concentrato. Ted, esci, portaci da mangiare e da bere, perché noi siamo al giorno 40. Madonna mia, ragazzi, non la vedo bene. Non la vedo bene, ragazzi. Mai. Sì, questo è il medikit. Se voleva fare i cuscini col medikit. Giorno 41. Oddio, il grido a aprire in nome della libertà. Della libertà? È arrivato fuori dalla nostra porta. Non eravamo sicuri chi fosse ad affermare la presenza della libertà. È un gruppo di persone, probabilmente armate. Ragazzi, io rischio, magari sono militari. Oddio, raga. Oddio, raga. Ok, non so cosa sia successo, ma... vabbè, ok, cosa incredibile. Allora, abbiamo parlato con Timmy e un po' si è ripreso. Ted continua ad avere fame. Qua nessuno che esce. Ragazzi, non ci hanno portato da mangiare mai. I pancake, purtroppo l'abbiamo, era meglio andarci con la torcia a sto punto. Porca miseria, Timmy ha molta fame. Timmy deve bere. Ted ha fame e deve bere. Bene, bene così. Nessuno può uscire. Oppure aperto, abbiamo visto un uomo. Vai, dagli da bere, magari ci dà pure una zuppa da mangiare. Ma chi se ne frega. Mi sa che ci ha fottuto pure quella, raga. Meno uno. Aspetta. Va bene. Non ci abbiamo più da mangiare. No, ragazzi, stiamo manendo malissimo. Nessuno può uscire. No, raga, no, il giorno 48, no, però. Anche perché la radio non ha più funzionato mai. Timmy incomincia a riguardare il lampione. Stiamo senza mangiare, senza niente. Può uscire, mi sa che può uscire Timmy, Madonna mia, Timmy. E che cazzo è stato? Una tigre. Madonna mia! Ma dai che sfiga però! Dai che sfiga! Ci sono andato con la torcia, lanciagliela in testa! Dovevamo andarci con l'accetta, raga! Mannaggia!
Ragazzi, stiamo KO. Stiamo KO, non abbiamo del cibo, Ted è ferito, Timmy è stanco. Niente, ci si è cappottato il mondo, raga. Ragazzi, giorno 59, forse. Perché qua Ted, secondo me, a breve ce lo giochiamo. Non posso darvi da mangiare, ragazzi. Che cosa vi devo dire? Niente. Ah, mio Dio. Fine. E giustamente Ted muore, Timmy sta là come un pirla. Perfetto. Signori, abbiamo finito fino al giorno 60. Signori, che vi devo dire? Se questo video raggiunge i 30.000 like, ve ne porto un altro senza problemi. Signori, se il video vi è piaciuto, pollice in su, commentate, condividete, se non siete iscritti, iscrivetevi. Al prossimo appuntamento, a voi, c'è 89. Ciao, ciao. Con lui, mamma mia, rottura de palle. No, ma meno male che almeno parla, cioè parlano veloce, cioè vedete che recupero abbastanza velocemente. Allora, si è rotto le palle, te parla.